solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Vogliamo capire cosa si nasconde, che cosa c'è dietro la vita dei grandi campioni sportivi. Qui sulla nostra poltrona sono stati seduti veramente i più grandi campioni che abbiamo avuto in Italia e noi ne siamo veramente fieri. Chi c'è qui con noi oggi? Beh, ve lo voglio far scoprire dalla clip selfie, abbiamo tanto da raccontare. Ciao Federica, sono Jack Sintini, ex pallavolista e campione d'Europa con la nazionale italiana. Sto arrivando in studio, grazie per avermi invitato a Solo chi c'ha fede, non vedo l'ora di essere lì. A presto! Coraggioso, altruista e combattente è con noi Jack Sintini! Jack Sintini. Eccoci qua. Una maglia nazionale che ricordiamo, ma soprattutto una storia importante, umana da raccontare. Noi ti abbiamo definito coraggioso, altruista e combattente, poi scopriremo perché. Se tu dovessi descriverti in un paio di aggettivi, cosa diresti? Oddio, testardo sicuramente e sensibile. E lo scopriamo tramite C'è fede e fede. Sì, perché c'è fede e fede, perché c'è fede. Jack, la fede nei tuoi sogni. Quando eri bambino sognavi di fare questa carriera? Che prospettive avevi? Raccontaci come si evolve la carriera di uno sportivo sin da piccolo. Ok, io quando ero bambino avevo il sogno di diventare un calciatore. Ma dai! Io volevo diventare un calciatore professionista, sognavo di diventare... Bellissima questa foto che racconta, tra sì. L'altro. Con chi sei in questa immagine? Quello è mio fratello maggiore, Tommaso, che tra l'altro ho scoperto la pallavolo grazie a lui. Raccontacela, volevi diventare calciatore? Volevo diventare calciatore. Poi a 12 anni circa ho avuto una crescita molto improvvisa, sono cresciuto tanto in altezza molto rapidamente. Quanto sei alto? I piedi, sono 1,97. Caspita! Mi sono cresciuto molti piedi, ho perso coordinazione, ho perso la capacità di correre come prima, la capacità di trattare la palla con i piedi come facevo prima e tutto a un tratto il mio sogno è svanito. Come ti sei sentito in quel momento? Frustrato. Nel tuo essere adolescente, quanti anni avevi? Avevo tra i 12 e i 14 anni, diciamo. Un periodo delicato. Sì, prima ci credevo perché comunque ero anche veramente abbastanza bravino e poi tutto a un tratto mi sono sentito messo da parte e mi sono reso conto che quello che mi riusciva facile non mi riusciva più, per cui è stato un cambiamento improvviso e c'è stata della frustrazione comunque da gestire. Una sera sono andato a vedere insieme a mio papà una partita di mio fratello, mi è piaciuto quello sport, ho visto che lì l'altezza poteva essere un vantaggio invece che uno svantaggio e così mi sono avvicinato alla pallavolo. Poi a un provino che feci per il Messaggero Ravenna all'inizio degli anni 90, un dirigente che era presente lì, Giuseppe Brusi, un caro amico anche oggi, mi vide e disse che io avevo un tocco sulla palla molto spontaneo, avevo un palleggio molto naturale e che se io avessi lavorato su quella mia capacità potevo raggiungere l'alto livello. Da lì ho iniziato a crederci e a lavorarci sopra. Hai avuto davvero fede, ovviamente noi ci teniamo a dirlo, hai avuto grande fede in quel momento. La fede nella vita per Jack Sintini. E questo è molto importante perché io credo che la tua storia sia una storia che è importante raccontare. Solo chi c'ha fede si occupa del lato umano dello sport e a noi questo interessa. Quindi anche insieme abbiamo optato per mettere questa tua immagine che rappresenta una rinascita, che rappresenta la determinazione, che rappresenta anche l'importanza veramente della salute ma anche una vittoria sulla malattia. Raccontaci. Purtroppo a 32 anni, quando ero all'apice della mia carriera, perché
giocavo in un grande club in Russia, ero in nazionale, insomma, ed ero appena diventato da poco, da 2 anni e mezzo papà, ero marito da 3 anni, poco più, quindi diciamo che ero proprio in un momento molto bello e molto pieno di speranza della mia vita. Purtroppo mi sono ammalato, quindi tutto a un tratto, dallo stare molto bene, mi sono trovato allo stare molto male, mi ha colpito questo tumore del sistema linfatico che si chiama linfoma, e purtroppo sono stato catapultato dai campi di pallavolo internazionale a una camera di ospedale. Ho dovuto sostenere 7 cicli di chemioterapia più il trapianto del midollo osseo per venirne a capo, ed è stato un periodo estremamente difficile della mia vita, per me e per i miei familiari, dove ovviamente tutto è stato messo sotto sopra in un secondo e abbiamo dovuto affrontare una prova che insomma non ci aspettavamo ovviamente. È stata dura, però... Come si affronta un momento del genere e soprattutto come si esce da un momento del genere? Io la prima cosa che ho cercato quando mi sono ammalato è stata una squadra, perché nella mia vita io non ho mai vinto niente da solo, io non ho mai raggiunto nessun risultato da solo, quindi mi sono detto anche in questa crisi io ho bisogno di trovare qualcuno che mi dia una mano ad arrivare dove voglio arrivare, che era guarire. Quindi mi sono messo nelle mani dei medici, degli infermieri, dei volontari all'ospedale, di pazienti che condividevano con me il percorso, dei miei familiari, dei miei amici, perché loro avevano tutti il mio stesso obiettivo. E poi io mi sono molto concentrato su quello che potevo controllare io. Cioè, ci sono troppe cose che sono fuori dal tuo controllo quando sei in una situazione del genere, in generale nella vita, però in una situazione del genere tantissime cose non dipendono da te. Io ho cercato di concentrarmi, come facevo quando preparavo un grande torneo, su quello che poteva essere la mia prestazione, cioè il mio impegno, la mia disciplina, la mia voglia di restare in comunicazione con gli altri anche nei giorni difficili, provare a tenere alta la mia motivazione anche quando le notizie non erano tanto buone. E poi devi sperare di aver fortuna, devi sperare che le cose in qualche modo funzionino. Nel dopo invece io ho avuto questa grande fortuna di tornare ad una vita sana, nel dopo ho ritrovato l'obiettivo di poter tornare a giocare in Serie A, e anche lì mi sono messo nelle mani di bravi preparatori atletici che mi hanno aiutato a superare gli effetti tossici della chemio. Tu pensa che io quando sono stato ricoverato in ospedale ero 90 kg, quando sono uscito dall'ospedale dopo il trapianto ero 69 kg ed ero in sedia a rotelle. Io per un certo periodo a casa non sono assolutamente stato in grado di provvedere a me stesso. Il mio papà quasi mi doveva prendere in braccio per portarmi in bagno, quindi è stato un recupero molto lento, faticoso, che però alla fine mi ha portato ad essere di nuovo un atleta. Jack, parlando di questo, si introduce l'argomento famiglia, quindi la fede nella famiglia, che in questi momenti è un supporto fondamentale. Ricordiamo anche che tuo papà è un medico e ha contribuito, è stato un valore aggiunto, insomma, in questo tuo recupero. Raccontaci di loro. Assolutamente. Allora, intanto, vabbè, la grande gratitudine che io provo verso i miei genitori, perché sono stati dei genitori fantastici sia da quando ero proprio piccolissimo, hanno assecondato la mia voglia di sfondare nello sport, anche il mio modo di essere un po' irrequieto, molto ambizioso nella vita, e mi stanno sempre sostenendo, mi hanno sempre sostenuto anche se io sono andato via da casa molto presto, e loro sono sempre stati molto presenti e mi hanno dato grande equilibrio. Questo è successo anche nella malattia. La mia mamma sempre un pochino più ad aspettarmi a casa, il mio papà sempre in prima linea con me. Questo è un po' un classico, lo sentiamo anche dagli altri sportivi, la mamma timorosa anche magari negli sport più estremi, invece il papà sempre in prima fila. Esatto, mia mamma pensa che non è mai venuta a vedere una mia partita, però dopo la malattia è venuta, perché ha detto adesso non mi spaventa più questa emozione, dopo aver subito la paura di perderti. E invece mio papà è stato molto molto attivo anche nelle mie cure, devo dire che lui e mia moglie sono state le persone che sono state sempre con me in ogni momento in ospedale e a casa, ad ogni ritiro di referto, ad ogni esame clinico, quindi loro sono sempre stati con me, e mio papà ci ha anche tanto guidato, perché sai, quando tu vieni catapultato in un mondo al quale non fai tanta attenzione normalmente, perché non è che pensi al mondo della non salute quando sei in salute, ti trovi in mezzo a un sacco di informazioni che non sai gestire, no? Quindi cominciano a parlarti di TAC, PET, chemioterapia, radioterapia, marker tumorali. Comincia a parlare di cose che tu non hai idea di che cosa siano. Avere una persona a fianco
come mio papà, competente, quindi mio papà è specializzato in un altro ramo, però conosce l'oncologia, conosce queste cose, ci ha aiutato tantissimo, perché ti aiuta a mettere anche un po' in ordine i pensieri, a capire di cosa devi realmente preoccuparti e di cosa invece puoi non preoccuparti, e anche a selezionare un po' le informazioni. Certo, perché... una conoscenza che ti porta a una consapevolezza Brava. Maggiore. Anche perché adesso abbiamo un accesso alle formazioni, grazie al web, che è grandissima, solo che se tu non sai selezionare quelle informazioni, ti spaventi magari in maniera esagerata, quando non ne vale la pena, oppure ti rilassi e non capisci che in realtà è un problema da approfondire. Senti, la raccomandazione che ti fa più spesso la mamma o il papà? Vai piano in macchina, stai attento. Non si cresce mai sotto quel punto di vista. Jack, allora, hai dovuto rimetterti in forma e quindi riprendere anche la respirazione corretta. Perciò voglio capire se c'è stato un momento particolare che ti ha così emozionato da lasciarti senza fiato. Oh. Allora, devo dire che sono rimasto senza fiato la prima volta che ho visto mia moglie. E che bella questa cosa, ovviamente ci piace sempre. Beh, credo che i nostri telespettatori capiranno anche perché. Mi potete capire. Complimenti. Grazie. Sono rimasto senza fiato quando è caduta l'ultima palla della finale scudetto, la prima vittoria dopo la malattia, quindi quando ero rientrato in campo. Poi ne parleremo ampiamente, perché dovete sapere che questo ragazzone, è successo quello che è successo, che abbiamo ascoltato, ma poi si è rimesso e ha addirittura vinto alla grande, ma lo raccontiamo dopo. Va bene. Adesso io voglio farti conoscere il nostro scienziato del respiro, okay, per capire com'è la gestione della tua respirazione. Lui è campione del mondo di apnea, lo conoscete benissimo, scienziato del respiro e non soltanto. Signore e signori, Mike Maric senza respiro! Sono scarsissimo. Eccoti qua, sei nelle mani di Mike. Come gli sportivi, si mette già avanti. Allora, sono scarsissimo. No, innanzitutto sono io rimasto senza respiro. Jack, già ci conosciamo e ogni volta che sento la tua storia è emozionante. Però voglio anche dare un messaggio che ho scelto per te, visto che tu, palleggiatore, pallavolista, faccio la scelta del bambino, lo strumento più alto. Ok, visto che tu sei alto, lo strumento più alto. Allora, questo è una specie di uno spirometro dove andiamo a misurare la quantità di aria che tu riesci a mobilizzare attraverso l'utilizzo corretto del diaframma, che è un muscolo molto importante. Sta già iniziando a respirare nel mentre, Mike. L'obiettivo è che tu devi, prima di attivare questo giochino, che in realtà è uno strumento medico, svuotarti completamente di aria e poi attraverso la cannuccia inspirare. Qui c'è un piccolo cursore che lo devi tenere dove c'è lo smile e pian pianino alzare come un palleggiatore la colonna centrale. Chiarissimo. Tutto chiaro? Sì. Allora lo lascio a te e ovviamente per mettere un po' di pepe prendiamo anche il tempo, perché tutti i tuoi colleghi precedenti hanno fatto tutti un ottimo tempo. Non è vero, non ci credo. Non ci credo. Ci proverò. Va bene. Allora noi vogliamo anche un po' di tifo, vero? Vogliamo assolutamente un po' di tifo. Forza ragazzi. Quindi prima di tutto incomincia a svuotarti completamente, fuori tutta l'aria. 3, 2, 1... Parte il tempo, parte il cronometro, via, inspira. Bravo, tenere costante e fare in modo che la colonna si alzi sempre, sempre di più. Vai, 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 vai. Grandissimo. Grande. Grandissimo, bravo, bravo. Ma bravo davvero, Jack. Bravissimo. 15 secondi sono tanti, eh. Il tempo per 15 secondi e hai un volume di 2,5 litri, volume di riserva ispiratore, che è un ottimo parametro. Ah, possiamo stabilire anche questo. Esattamente, sì. Io voglio salutarti, okay, regalandoti un libro, e penso che casca proprio a fagiolo, perché penso che non ci sia miglior ambassador di te per ritrovare il respiro nella vita. Io ho scritto questo libro appunto pensando alla vita, dove il respiro è fondamentale, e soprattutto perché attraverso questo libro raccolgo i fondi per la ricerca oncologica. Wow, e quindi è un mio piacere regalarlo. Di cuore. È per me un piacere. Due begli esempi umani. Grazie ragazzi, grazie, davvero. Grazie, ciao, grazie Mike, ci vediamo ciao. La prossima settimana ciao senza respiro con Mike Maric. Grazie. Grazie. Accomodati, Jack. Ritorniamo a noi, perché vogliamo emozionarci con le immagini della tua vita. Foto ricordo. Prima immagine. Ma meravigliosa, dai, meravigliosa davvero, raccontaci.
Allora, qui ero tornato a Trento dopo la malattia e facevo parte di quel club incredibile che mi ha dato l'opportunità di rientrare ad alto livello nonostante non fossi ancora proprio pronto, perché tu devi sapere che io ho ripreso l'idoneità agonistica a 4 mesi dal trapianto, ma non ero un grande atleta. Beh, credo che sia naturale, insomma, certo. C'è bisogno di un tempo di recupero. Ed è una cosa molto importante da raccontare, perché succede in quel campionato che tu quindi ritorni un pochino sui calzini, come si dice, e devi aver tempo di recuperare. Invece ti ritrovi a dover entrare in campo, a sostituire il palleggiatore ufficiale della squadra. Bravissimo. E giochi quel campionato da protagonista e finisci quel campionato vincendo. Cioè, questo, dopo una malattia, dopo la ripresa, come nel tuo caso, che sensazione ti dà? Davvero una cosa che non possiamo non raccontare. Guarda, l'hai raccontata benissimo. Tutta la stagione io ho cercato di rispettare l'opportunità che loro mi avevano dato, quindi allenandomi bene e rispettando bene il mio ruolo, e ho contribuito come potevo e con quello che dovevo fare. Poi è arrivata questa opportunità, purtroppo grazie all'infortunio di un mio compagno, e ho dovuto giocare questa finalissima scudetto da titolare. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un grande cerchio, tutti i ragazzi della squadra, e io addirittura sono stato premiato come miglior giocatore della finale scudetto. E questo che volevo arrivare a dire, miglior giocatore della finale. Della finale, ragazzi. Ci tengo soltanto a dire che la sensazione più bella che ho provato è stata in assoluto la gratitudine, e in assoluto ci tengo tanto a dire che quello che ho fatto non l'ho fatto da solo. Io credo veramente che la squadra in generale, quindi parlo di famiglia, parlo di amici, di medici, di infermieri, di questa società e dei miei compagni in campo, mi hanno aiutato ad arrivare dove sono arrivato. E noi ci crediamo molto. Grazie. Il potere della squadra. Prossima foto. Eccoti qua. Eccoci qua. Allora, lo vogliamo raccontare perché è una tua associazione che nasce ovviamente dalla tua esperienza. Dici un po'. L'associazione Giacomo Sintini è nata a marzo del 2012, quindi quando io ancora non avevo riottenuto l'idoneità, ma sognavo di tornare a giocare ad alto livello. E nel pensiero mio e di mia moglie c'era quello di dire: ok, dobbiamo restituire un po' del tanto bene che abbiamo ricevuto durante il nostro percorso, perché siamo stati aiutati in una maniera incredibile e ci siamo molto sensibilizzati verso questi problemi, perché ovviamente quando li provi sulla propria pelle, sulla tua pelle, cambia tutto. La percezione, e quindi mi sono detto: se riesco a rientrare a giocare ad alto livello, mi piacerebbe veicolare un po' di messaggi, e abbiamo creato questa associazione. Ad oggi è una realtà assolutamente consolidata, sono 7 anni che raccogliamo fondi per la ricerca medica contro leucemie, linfomi e mieloma, e finanziamo diversi progetti in varie oncologie d'Italia, dall'acquisto di alcuni macchinari ai regali di Natale per i bambini. In questo caso, esatto. Ci racconti di questa fotografia? Ah, dove ti trovavi? Questa è il Natale scorso. Questo sì. Natale? Questo Natale è nel reparto di oncologia pediatrica di Perugia, e questa è una bimba che sta facendo un percorso terapeutico, e gli abbiamo portato insieme a Babbo Natale un regalo che lei aveva chiesto, perché abbiamo instaurato lì nel reparto una cassetta delle lettere dove i ragazzini e i bimbi mettono la loro letterina, e noi cerchiamo di realizzare, grazie alle donazioni delle persone che ci sostengono, i loro sogni. Grazie. Siamo noi che abbiamo un sentimento di gratitudine verso le persone che come te hanno queste iniziative importanti, quindi grazie a te. Se possiamo far vedere anche il logo della tua associazione, in modo che così ti possano seguire nei social e possano essere sempre aggiornati, e se volete dare una mano, ecco, siete i benvenuti, Associazione Giacomo Sintini. Grazie. Giacomo, voglio scoprire come gestisci tu le tue energie tramite Energia Vitale. Egeria vuol dire energia e illumina, e non soltanto il business. Egeria pensa a questo spazio. Tu devi pensare a una torta fatta dal 100%, la devi colmare con queste percentuali che sono lavoro, famiglia, svago e sport. Ok. Ok? Allora, completiamo questa torta. Come gestisci le tue energie? Famiglia. Allora, sicuramente la famiglia ha un 40% delle mie energie, che sono sia quelle fisiche, cioè quando sono presente, che quelle mentali e anche di impegno in prospettiva. Quindi tutto quello che faccio comunque ha sempre un focus anche sulla famiglia. 40%. 40%.
Lavoro. Lavoro sicuramente un 30. E arriviamo a 70%. Arriviamo al 70%. Sport, forse anche... in questo momento la tua vita? Sì. Lo sport in questo momento 10. E arriviamo a 80%. Cosa pratichi? Faccio corsa, un po' di bike e poi lavoro in palestra per cercare di mantenere un po' il tono muscolare perché non ho proprio il tempo per prendere un impegno con altre persone. Svago. Svago rimane un altro... 20%. Sì, allora abbiamo esagerato. Guarda, ecco sì, lo svago. Beh, sono anche le tue passioni. Il resto, sì. Leggo. Cerco di leggere, io ho una grande attività anche, cerco di tenere una buona attività sui social network perché mi serve sia per il mio lavoro, quindi per promuovere quello che faccio, ma soprattutto per l'associazione. Devo dire che sono stati un grande mezzo gratuito e sono oggi un mezzo gratuito per poter diffondere tanto quello che facciamo con l'associazione. Questo è il buon benefica. Utilizzo dei social, vero. L'utilizzo fatto in maniera... costruttiva. Esatto, e poi cerco di passare del tempo all'aria aperta, ci piace tanto viaggiare e ci piace soprattutto a me e mia moglie fare viaggiare tanto Carolina quando possiamo perché ci piace fargli avere un'apertura anche del mondo. Vedere tante cose. Bravo. Allora, adesso vediamo come ti emozionerà la nostra Mimì Sarà Band con My Music. I nostri ragazzi sono pronti, la Mimì Sarà Band, associazione Minuetto, con la nostra Claudia, protagonista qua davanti, poi insomma te li presenterò. Primo brano. Abbiamo, tra l'altro, i nostri ragazzi dell'associazione Minuetto stanno uscendo con brani nuovi, stanno lavorando tantissimo, quindi seguiteli sui social a proposito di Perfetto. Social. Detto questo, YouTube. One. Allora, in assoluto forse la mia band preferita da quando sono ragazzo, è la band che mi lega di più ai miei fratelli perché è anche la loro band preferita, quindi abbiamo... iniziato a conoscerli insieme. Li salutiamo, come si chiamano? Tommaso e Mattia. Tommaso e Mattia, anche a loro ovviamente facciamo esatto. un caro saluto. E poi è di sicuro una band che ha segnato anche l'incontro con mia moglie, perché quando ci siamo conosciuti in quel ristorante dove io facevo il cameriere per la festa della donna. Oh, raccontacela questa cosa. Io praticamente avevo la convenzione in questo ristorante di Perugia, ero un single convintissimo. E però... quello è il momento che ti frega di più. Esatto, brava. E praticamente il proprietario ci chiese di, a me e un altro paio di compagni di squadra, di fare i camerieri speciali per la festa della donna e per noi era una grande opportunità. No? Cameriere speciale comunque ci interessa. No, va bene, era una cosa normale, però noi sportivi che portavamo il vino in tavola alle ragazze che erano le uniche prenotate per quella serata. E io lì incontrai mia moglie, che quella che adesso è mia moglie, insomma questa bella ragazza di Perugia di cui mi innamorai a prima vista e da lì è partita proprio la nostra storia. E mi ricordo che in quella serata la colonna sonora spesso e volentieri erano gli U2. Prossimo brano. Se li cammino per la strada leggera, ormai sera. Accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato. Sarà giusto così. Beh, può comprendere tante cose questo brano. Per quanto ti riguarda?
Allora, in realtà più va avanti la vita e più riguarda tante cose, risveglia tante, tante cose. Allora, l'ho scelta perché intanto Vasco Rossi è il cantante preferito di mia moglie e lei mi ha aiutato a conoscerlo anche molto, molto più in maniera approfondita. E questa è la sua canzone preferita sua ed è la prima canzone, pensa, che io ascoltai veramente attento, in maniera attenta di Vasco, e l'ascoltai in un viaggio in aereo, l'ho sentita tantissime volte, scaricai le pile del Walkman, ti ricordi c'era il Walkman con le cassette? Me lo ricordo, sì. Ecco, e in un viaggio della Nazionale Juniores andavamo a Sydney. Quindi andavo a fare una trasferta in Australia e in questo viaggio io ascoltai Sally per tutto il tragitto e non l'avevo mai sentita prima. Bellissimo brano. Cosa dice tua moglie di te e del fai da te? Beh, allora... Già questo ci ha detto tutto. Non è che sono proprio il top, però diciamo che i mobili IKEA che abbiamo a casa li ho sempre montati io, quindi... E allora vediamo se in questo ti saranno utili Brico Ferre Black & Decker. Vieni con me, Giacomo, andiamo tra il dire e il fare! Ed eccoci, Jack, nel nostro angolo tra il dire e il fare, dove Brico Ferre Black & Decker fanno da padroni. Mentre tu ti attrezzi con tutta la sicurezza di occhiali e guanti, okay, hai una classifica alle tue spalle di grandissimi campioni davvero agguerritissimi. Avrai 60 secondi per fare il maggior numero di fori e mettere il maggior numero di viti con i nostri attrezzi Black & Decker. Wow. Nel mentre mi dirai vero o falso su queste cose. Mouse è il nome della famosissima livellatrice di Black & Decker o della smerigliatrice di Black & Decker? Smerigliatrice. E invece della levigatrice Black & Decker? Beh, se non era una era l'altra, ma così informiamo i nostri telespettatori. Il mitico aspirabriciole di Black & Decker, che anniversario festeggia nel 2019, ne abbiamo quasi tutti uno a casa. Prova a dirla. 20, 30, 40, 50 anni. 50 anni. Più di 40 anni! Wow, c'eri quasi, quindi quasi. Sì, proprio sì. Allora, pronto? Vai, pronto. Perfetto, ci siamo, cronometro pronto? Aspetta, questo trapano, sì, perfetto. Trapano, avvitatore, viti, hai tutto per te. 3, 2, 1, go! Tifo, vai! Vai, 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 è partito il cronometro! Vai, vai! Ah beh, mi sembra bello agguerrito, Mi sembra bello agguerrito, vai, vai! Fora, fora più non posso! Allora, ti aggiorno sui secondi. 44 secondi ancora a tua disposizione. Vai, vai, vai. Allora, tu passi subito alle viti. Vai, 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 forza. Ancora 30 secondi, Jack. 30 secondi per superare 11, 11. Vai, vai, grinta, fuori, fuori tutto, forza, forza. 20 secondi, 20, 20 secondi. Forza, forza! Vai, vai, vai! Vai, 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 Jack! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Volevo battere Mastrangelo, vediamo se ce l'ho fatta. Volevi battere Mastrangelo? 10, vediamo se ce l'hai fatta. Vediamo Gigi cosa gli diciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, per uno non ce l'hai fatta, però un ottimo risultato. Grazie. Oh, abbiamo, guarda, tanto lo vediamo in sovraimpressione. Abbiamo Sintini, 9. Le farfalle sono ancora in testa e credo che sarà difficile batterle perché, insomma, non mancano tante puntate alla conclusione. Ma intanto seguimi perché abbiamo una sorpresa per te. Sono stato bravo. Devo dire che ti sei comportato egregiamente, Jack, veramente molto bravo. Siamo arrivati a questo finale di puntata con il nostro Jack Sintini, davvero una storia di grande esempio, una rinascita, una ricostruzione della propria forza, quanto è importante avere fede in quello che si fa e avere determinazione. Cosa vuoi consigliare e augurare anche agli sportivi che ci seguono? Ma di credere sempre in se stessi, di mettere sempre la squadra al primo posto e di non vergognarsi se si va in difficoltà, perché ci si può andare tutti. Grazie, Jack. Grazie a voi. Senti, noi vogliamo mandarti a casa con un ricordo di Solo chi c'ha fede, e il nostro Ira Lasciuta dalla Giordania ha creato questa caricatura a te dedicata. Ecco, Jack Sintini, Solo chi c'ha fede. È
Eccoti qua. Grazie mille. Bellissimo. Grazie per essere stato con noi, grazie Jack. Davvero grazie. Grazie. Saluta tantissimo la tua famiglia. Grazie di cuore. Jack Sintini, signori. Prego, grazie. E noi ci siamo. Iniziamo già a ballare con la nostra Remissara Band e ci vediamo la prossima settimana con nuove storie umane. Solo chi già fede è il lato umano dello sport, Sport Italia, vi aspettiamo! Solo chi già fede, solo chi già fede, solo chi già fede.